L'ultimo episodio di femminicidio nella provincia aretina risale solamente ad alcune settimane fa. Una 41enne ritrovata senza vita nei pressi di un torrente a Sansepolcro, picchiata selvaggiamente, uccisa e poi abbandonata nel buio della notte. Il fenomeno della violenza di genere, come ci raccontano le cronache, è una realtà tanto drammatica quanto quotidiana e che necessita di tutte le energie possibili per essere arginato e tamponato. Ma le risorse non sempre sono sufficienti. Ad Arezzo la mancanza di fondi ha portato alla chiusura di una casa accoglienza. La situazione attuale è che rispetto all'accoglienza l'associazione ha deciso, per mancanza appunto di fondi e di risorse, di una riduzione dei posti in casa rifugio e una riduzione nell'orario della ripetibilità per il codice rosa, mantenendo però un minimo di servizi di qualità per rispondere a queste persone. L'associazione è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì, per rispondere alle richieste d'aiuto. D'accordo con i servizi sociali vengono programmati gli inserimenti in casa rifugio, in casa di seconda accoglienza, a seconda del livello di pericolo che viene rilevato. Di sicuro sarebbe importante avere dei fondi molto più stabili e precisi, che permetterebbero quindi una progettazione e una garanzia dei servizi e forse anche un aumento, perché anche di questo poi va parlato, nel senso, più emerge il fenomeno più c'è bisogno di aumentare i posti, non certo di ridurli. Noi ci stiamo attivando e stiamo aprendo dei tavoli anche con le istituzioni, ma ci stiamo rivolgendo anche al privato, alle realtà economiche, alle associazioni di categorie, per poter avere dei contributi per riattivare appunto questi servizi. E in alcuni casi l'emergenza si somma ad altre emergenze, come nel caso delle profughe accolte nelle case d'accoglienza del Pronto Donna, che nel loro pesante bagaglio si portano anche storie di violenza di genere. In questo momento l'associazione accoglie 10 donne, e tutte ovviamente provenienti dal, diciamo, sud del mondo, con storie ovviamente molto diverse, e il tratto comune è che abbiamo riscontrato che sono tutte comunque donne vittime di violenza di genere, quindi insomma è una specificità che l'associazione ha e che pensiamo e speriamo di riuscire a mettere a disposizione anche per questo tipo di utenza.